Ecco, allora dove eravamo rimasti? Direi alla teoria degli insiemi. Quindi insiemistica. Abbiamo detto che c'è che il predicato di base dell'insiemistica è X appartiene A, dove x e a sono nomi arbitrari, sono variabili. Questo è un predicato in due variabili che mi rappresenta l'idea che io ho un insieme di oggetti che ho chiamato A e x è uno di questi oggetti. Quindi x è elemento di A. E cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che un primo assioma è che esiste l'insieme vuoto che ha la proprietà che nessun x è un suo elemento, quindi non esiste x tale che x appartiene all'insieme vuoto. Una cosa che non vi ho detto la volta scorsa, che potete provare a dimostrare, è che l'insieme vuoto è unico, cioè se due insiemi sono vuoti, sono lo stesso insieme. E cosa significa che due insiemi sono uguali? Abbiamo detto cosa significa che A è contenuto in B. A è contenuto in B significa che ogni elemento di A è anche elemento di B. Quindi questo è per definizione, cioè se volete è un modo più breve per scrivere una formula complicata che sarebbe x appartiene ad A implica x appartiene a B. Se x, qui ci sarebbe un per ogni x volendo, per ogni x, per ogni a volte non si scrive, se io scrivo un predicato senza dire per ogni di solito si intende quello. Però, diciamo, formalmente ce lo dovrei mettere, per ogni x, se x appartiene ad A, x appartiene a B. Significa che tutti gli elementi di A sono anche elementi di B. Quindi, no, intuitivamente questo disegno a destra è la situazione. A è un insieme contenuto in B. E allora, ovviamente, A contiene B, è la relazione inversa, per ogni x si potrebbe scrivere così, che se x appartiene ad A, x appartiene a A se x appartiene a B, cioè la freccia inversa. E allora A è uguale a B se valgono entrambe le inclusioni, se e solo se, per ogni x, x appartiene ad A se e solo se x appartiene a B. Allora, quindi stiamo dicendo che come si distinguono gli insiemi? Se gli insiemi L'unica cosa che distingue gli insiemi sono i loro elementi, quindi due insiemi che hanno gli stessi elementi sono uguali, cioè sono lo stesso insieme. In particolare l'insieme vuoto che non ha elementi è unico, c'è cioè un unico insieme che non ha elementi, perché ogni altro insieme senza elementi, potete provare insomma a convincervi di questo, è uguale a lui. Ok? Diciamo, la relazione x appartiene ad A, la verità di questa relazione identifica l'insieme. Quindi osservazione, l'insieme vuoto è unico. E in effetti questo si può dimostrare anche con un'altra proprietà che è utile, che l'insieme vuoto è contenuto in tutti gli altri insiemi. L'insieme vuoto è un sottoinsieme di qualunque altro insieme. Per ogni A, l'insieme vuoto è un sottoinsieme di A. Perché? È abbastanza chiaro perché come faccio a verificare che l'insieme vuoto è sottoinsieme, che un insieme è sottoinsieme di un altro insieme? Devo verificare che ogni volta che x appartiene al primo insieme, allora x appartiene al secondo insieme. Ma siccome l'insieme vuoto per definizione non ha elementi, la premessa di questa implicazione è sempre falsa. Non c'è nessun x che sta nell'insieme vuoto e quindi se la premessa è falsa, l'implicazione è sempre vera. Per cui, ok, questa implicazione, siccome questo lato sinistro è sempre falso, per definizione di insieme vuoto non esiste un x che appartiene all'insieme vuoto, l'implicazione è sempre vera. Fate attenzione, non sto dicendo che la tesi è sempre vera. Quindi non è vero che x appartiene ad A, qualunque sia x e qualunque sia A. Palesemente no, falso. Sto dicendo che l'implicazione è vera. E l'implicazione è vera perché la premessa è falsa e la tesi può essere vera o falsa, non importa.
D'accordo? In effetti, se uno fa questa osservazione, se uno scopre che l'insieme vuoto è contenuto in ogni altro insieme, allora l'insieme vuoto è contenuto anche in se stesso e quindi è uguale a se stesso, perché è contenuto, è un sottoinsieme, è anche un soprainsieme di se stesso e quindi è uguale, diciamo, ogni insieme vuoto è uguale a ogni altro, c'è cioè un unico insieme vuoto, insomma. Va bene, tutta questa, tanti piccoli dettagli per dire che in certo senso queste definizioni funzionano, ci permettono di dimostrare delle cose che intuitivamente dovrebbero essere abbastanza chiare. Ok, abbiamo poi introdotto il singoletto, che è questo: se io ho un qualunque oggetto, io dico oggetto anche se dovrei dire qualunque insieme, perché noi, tutti gli oggetti del nostro sistema formale sono insiemi, però a volte io interpreto i miei insiemi come vado a guardare come sono fatti dentro, altre volte invece no, li uso semplicemente come elementi di altri insiemi. In questo caso, se io ho un qualunque X, okay, sarebbe un insieme, però io lo penso come, diciamo, in questi disegni X in questo caso è un puntino, allora esiste l'insieme singoletto che io scrivo così. Gli insiemi si scrivono, diciamo, si rappresentano con le parentesi graffe. Tipicamente io faccio parentesi graffe e ci metto dentro gli elementi dell'insieme. In effetti l'insieme vuoto uno lo potrebbe anche chiamare così, aperta graffa, chiusa graffa, perché è un elenco vuoto di oggetti e io uso le parentesi graffe per rappresentare gli insiemi. L'insieme singoletto X è l'insieme che ha come unico elemento l'oggetto X, okay? Quindi come si definisce? Cioè io devo avere un assioma che mi dice che esiste sempre questo insieme, esiste sempre un insieme che ha questa proprietà, che Y appartiene a questo insieme se e solo se Y è uguale a X. Quindi gli elementi dell'insieme singoletto X sono X e basta, c'è un unico elemento. D'accordo? Allora se abbiamo l'insieme vuoto, se abbiamo l'insieme singoletto, possiamo cominciare a costruire un po' di insiemi, perché abbiamo l'insieme vuoto, ma abbiamo anche l'insieme singoletto dell'insieme vuoto, che non è un insieme vuoto. Ok? Quindi qui cominciate un po' a ragionare su questo. L'insieme singoletto, insieme vuoto, è un insieme il cui unico elemento è l'insieme vuoto, quindi non è un insieme vuoto. D'accordo? Perché esiste, perché il vuoto è un elemento del singoletto, insieme vuoto, quindi questo insieme non è vuoto, ha un elemento e posso continuare, c'è anche l'insieme singoletto dell'insieme singoletto dell'insieme vuoto, che è diverso dal precedente perché hanno elementi diversi, abbiamo detto che l'insieme vuoto è diverso dal singoletto dell'insieme vuoto e quindi anche questo è un nuovo insieme. E così, già solo con questi assiomi, io posso. So che esistono infiniti insiemi, in effetti, perché posso fare il singoletto, il singoletto, il singoletto. Sì. Allora, il singoletto di per sé è un'idea molto semplice, è un insieme che ha un solo elemento e io dico quale elemento, quindi scrivendo tra parentesi graffe un qualunque insieme, in generale chiamiamo X, questo rappresenta l'insieme singoletto, è quell'insieme che ha x come unico elemento e si definisce, cioè come faccio a definire un insieme? Devo dire quando, devo sempre saper rispondere alla domanda se un certo oggetto ci appartiene o no. E quando è che un certo oggetto appartiene a un insieme singoletto? Se e solo se è quell'x che ho usato per definire il singoletto. Comunque, intuitivamente, è un insieme con un unico elemento. Allora, il singoletto dell'insieme vuoto è un insieme che ha un unico elemento, che è l'insieme vuoto, perché vi ho detto che gli insiemi, non distingo tra insiemi e oggetti, io posso fare insiemi di insiemi e questo è un insieme i cui elementi sono un altro insieme. Quindi questo lo posso fare e posso andare avanti e fare il singoletto dell'insieme vuoto, che è un insieme che ha un unico elemento e che elemento è il singoletto dell'insieme vuoto, cioè a sua volta un insieme che ha un unico elemento, che è l'insieme vuoto. Esatto, sì, esattamente. L'insieme vuoto può essere elemento di un altro insieme, perché tutti gli insiemi possono essere elementi di
di altri insiemi. In questi disegni, quei diagrammi di Venn, questo non si capisce bene, non si riesce a fare bene. Sarebbe, diciamo, l'insieme vuoto è un punto, perché l'insieme vuoto è vuoto, cioè non ha elementi, ma lui è un insieme, è qualcosa. E quindi il singoletto dell'insieme vuoto sarebbe una cosa di questo genere. Io lo posso pensare così. È un recinto al cui interno c'è l'insieme vuoto. Ok, il singoletto del singoletto dell'insieme vuoto, io non lo farei così. Questo mi sembra fuorviante, perché questo mi sembra un insieme che ha come... non come elemento, ma come sottinsieme l'insieme vuoto. Cioè, diciamo, questa rappresentazione non è molto adatta per rappresentare questi insiemi. D'accordo, allora uno vorrebbe avere anche degli insiemi con due elementi, perché i singoletti hanno sempre un elemento. Tutti questi insiemi sono tutti diversi da loro, ma hanno tutti un solo elemento, in effetti. Questo elemento a sua volta può avere altri elementi oppure no. Quindi io sono riuscito a costruire infiniti insiemi, ma sono tutti insiemi che hanno un singolo elemento. Allora vorrei vorrei per esempio poter fare l'unione di due insiemi. Se ho due insiemi, per esempio questi due sono due insiemi diversi, abbiamo detto, vorrei poterne fare l'unione, e questo è un altro assioma, unione. Se A e B sono insiemi, cioè dati A e B, qui tutto sono insiemi, quindi quando io dico sono insiemi è come se non dicessi niente, perché tutti gli oggetti che stiamo considerando di per sé sono insiemi, però lo scriviamo perché la nostra interpretazione, diciamo in certo senso, così è aiutata. Se A e B sono insiemi, esiste la loro unione A unito B. E come è definita l'unione di due insiemi? X appartiene, io devo dire, al solito devo dire cosa significa il predicato di appartenenza all'insieme unione. Cioè, per ben definire che cos'è l'unione di due insiemi, devo dire quando è che un oggetto qualunque X ci appartiene e quando no. Allora, un oggetto appartiene all'unione di due insiemi, pensate a questo diagramma, qui avete A e B, avete diversi elementi. Quali sono gli elementi dell'unione? Voi penso avete l'idea di che cos'è l'unione di due insiemi, sono tutti gli elementi di un insieme uniti appunto a tutti gli elementi dell'altro insieme. Quindi quando è che X appartiene all'unione? Se X appartiene ad A oppure X appartiene a B. Ok? Questo definisce. Se vale questa proprietà, diciamo che A unito B è l'unione di A e B. E ci vuole un assioma che ci garantisce che, dati i due insiemi, l'unione è un insieme, cioè esiste l'unione. Posso sempre fare l'unione. D'accordo? Quindi il simbolo di unione tra insiemi corrisponde in effetti al simbolo V, la disgiunzione logica delle proposizioni. E qui, diciamo, i simboli scelti sono scelti in maniera da aiutarci, perché si assomigliano. Sugli insiemi il simbolo è curvo, sulle proposizioni il simbolo è angolato, ma è la stessa cosa. Perché per l'intersezione si fa in maniera simile. Che cos'è l'intersezione? A intersecato B sarebbe questa parte qui, no? La parte in comune di due insiemi, e si definisce facilmente un oggetto X appartiene all'intersezione se e solo se appartiene sia all'uno che all'altro, quindi X appartiene ad A e X appartiene a B. Quindi c'è perfetta analogia, il simbolo dell'intersezione, il simbolo dell'unione assomiglia a una U, il simbolo dell'intersezione non assomiglia a niente, una specie di cappello, diciamo. Però è naturale avere questo simbolo per l'intersezione, c'è una perfetta analogia, no? Con la congiunzione logica, quindi tutto sommato viene abbastanza naturale usare questo simbolo. Mi scusi professore, posso chiederle una cosa? Sì, certo. Non mi torno esattamente sopra quando ha fatto l'unione, X appartiene a o X appartiene a B? Perché io ho l'idea che l'unione di due insiemi è l'insieme di tutti gli elementi che stanno in almeno uno dei due insiemi. Quindi la parte blu di questo disegno ha come elementi tutti i puntini di A, ma anche tutti i puntini di B.
Cioè, è vero che nel linguaggio naturale direi tutti gli oggetti di A e tutti gli oggetti di B, e qui è dove il linguaggio naturale, diciamo, è ingannevole, perché dovrei dire che in realtà è una disgiunzione logica, non è una congiunzione, perché noi, non, uno potrebbe cercare di capire come mai nel linguaggio naturale diciamo gli elementi di A e gli elementi di B. Non so se questo è il dubbio, perché Sì, è proprio questo il dubbio. Uno Sì. sarebbe portato a dire e gli elementi di B, invece sono gli elementi di A o di B, sono gli elementi che sono o elementi di A o elementi di B. Il perché nel linguaggio naturale si usi e, insomma, pensateci voi, una domanda più da, non so, da linguista forse, perché congiunzione significa mettere assieme le cose e quindi quando io unisco due insiemi mi sembra che li sto mettendo assieme. Invece nel linguaggio naturale l'intersezione non diremo gli elementi di A e gli elementi di B, che in effetti suona sbagliato, ma diremo gli oggetti che sono sia elementi di A sia elementi di B, che è un modo diverso per dire dal punto di vista logico sempre una congiunzione logica. Però insomma non lasciatevi ingannare dal linguaggio naturale, questa è la definizione corretta. D'accordo. Va bene, allora uno a questo punto, fatemi pensare se posso introdurvi ora questo concetto. Beh, facciamo l'altra operazione, la differenza. La differenza tra due insiemi è un'operazione che forse avete visto, magari alcuni di voi non hanno mai visto. Se avete due insiemi A e B, la differenza che io indico con A barra rovesciato, sarebbe la backslash B, non si usa, boh, insomma non si usa moltissimo in realtà, sì, la useremo, questa la useremo. Potreste anche usare il simbolo di differenza, ma per noi sarà comodo distinguere, usare la differenza per le differenze tra numeri, quindi questo a volte sarebbe sensato usarlo tra gli insiemi, però io vorrei usarlo per altre cose, quindi me lo tengo, diciamo, uso questo backslash che non ha altri significati, è più chiaro. La differenza tra due insiemi sono gli elementi che stanno in A ma non in B, quindi nel disegno dei diagrammi di Venn, così si chiamano questi diagrammi, sarebbe questa parte qua. Questi di disegni si chiamano diagrammi di Venn, e sicuramente se avete fatto un po' di insiemistica a scuola li avete visti. E allora ditemi voi qual è la definizione. X appartiene ad A differenza B se e solo se, l'abbiamo detta a parole, X appartiene ad A ma non a B. Quindi sarebbe X appartiene ad A. Il ma, di nuovo, nel linguaggio naturale diciamo ma perché c'è un perché poi c'è un non, ma sarebbe una e, x appartiene ad A e x non appartiene a B. Quindi il ma si traduce sempre con una congiunzione, x non appartiene a B. Abbiamo già detto che la negazione logica, facciamo una barra sopra, ok? È un po' più semplice, invece che mettere il gancetto, facciamo una barra. Quindi questa è la differenza. Al solito non vi sto a dire quali sono le operazioni che potete, diciamo, ora vengo, come potete manipolare queste operazioni, cioè così come ci sono per esempio le leggi di De Morgan, abbiamo visto le leggi di De Morgan per la congiunzione e la disgiunzione, valgono altrettanto per l'unione e l'intersezione, perché proprio si traducono effettivamente nelle leggi di De Morgan, c'è una perfetta corrispondenza. E unione e intersezione sono operazioni simmetriche, cioè A unito B è uguale a B unito A, abbastanza ovvio, perché la congiunzione è simmetrica e perché anche la disgiunzione è simmetrica, quindi sia l'intersezione che l'unione sono simmetriche. La differenza non è simmetrica e al solito il simbolo utilizzato ce lo ricorda. Se il simbolo è simmetrico, l'operazione probabilmente è simmetrica. Quindi intersezione e unione, se voi fate la riflessione, no, rispetto all'asse verticale, rimangono invariati, mentre questo simbolo cambia e quindi A meno B ovviamente è diverso da B meno A. B meno A in questo disegno sarebbe quest'altra parte di qua. Ok, sì, la domanda? Quindi sia unione, intersezione e differenza sono assiomi, quindi non
Allora, ora l'unione richiede un assioma, sicuramente. Intersezione e differenza si potrebbero dedurre da altri assiomi che ora vi dico. Quindi, l'unione, come mai c'è differenza tra queste tre operazioni? L'unione è l'unica operazione che abbiamo introdotto finora che ingrandisce gli insiemi, in un certo senso. Quindi, per certi versi, è un po' la più complicata. Ma in effetti, ora vorrei arrivare a una questione, come dire, un po' delicata, che distingue l'insiemistica che facciamo a questo livello, diciamo, universitario da quella che avete visto probabilmente alla scuola superiore, cioè la teoria degli insiemi cosiddetta ingenua, perché nella teoria degli insiemi, il termine è un termine tecnico, non vuole avere connotazioni di nessun tipo, ma nella teoria ingenua degli insiemi, l'operazione che voi introdurreste adesso è il complemento di un insieme. Qual è il complementare di un insieme? No? Di solito quando uno fa insiemistica pensa subito alla unione, intersezione, complementare, che sono tutti, complementare sarebbero, perché ora vi sto dicendo che invece non si può fare il complementare, complementare sarebbe l'insieme di tutti gli oggetti che non stanno in un determinato insieme e sarebbe naturalmente legato alla negazione logica, no? Cioè un oggetto dovrebbe appartenere al complementare di un insieme se non appartiene all'insieme. Il problema è che se uno introduce l'insieme complementare, il sistema diventa contraddittorio, cioè non è possibile definire il complementare di un insieme. Ed è quello che voglio dirvi seguendo una strada un po' diversa. Seguendo una strada un po' diversa perché parliamo ora dell'assioma di come si chiama? Comprensione, forse, no, specificazione. L'assioma di specificazione mi dice questo, che se io ho un insieme e A insieme e ho un qualunque predicato P in una variabile X, esiste l'insieme, che indichiamo così, aperta graffa, gli x di A, tali che P di x. Allora, questo modo di scrivere rappresenta un insieme e l'idea è che questo dovrebbe essere l'insieme di tutti gli elementi dell'insieme A che soddisfano la proprietà, il predicato P di x. D'accordo? Cioè sto specificando gli elementi di un insieme, sto identificando un sottoinsieme di un insieme in base a un predicato qualunque che uno può esprimere, no? Con i predicati che abbiamo visto finora. Io se dico x maggiore di 2, nell'insieme A abbiamo un numero maggiore di 2. Potrebbe anche essere un insieme vuoto. Allora, come si definisce? Quando è che un oggetto y sta in questo insieme? Y sta in questo insieme se e solo se y sta in A. Perché c'è scritto qui tutti gli x che stanno in A e vale p di y. D'accordo? Quindi se p è un qualunque predicato, io dico che esiste questo insieme e A è un qualunque insieme, esiste questo insieme che è un sottoinsieme di A, è il sottoinsieme di A di tutti gli oggetti che soddisfano quel predicato che io ho scelto. Allora, nella teoria ingenua degli insiemi, diciamo così, teoria ingenua, vi dico come non si possono fare le cose, perché è interessante, perché questa è una cosa che è successa storicamente e quindi ci fa capire come non sia così ovvio definire una teoria degli insiemi che sia coerente. Nella teoria ingenua degli insiemi, si pensava di poter definire un insieme di tutti gli x che soddisfano qualunque proprietà p di x. Cioè, che se io ho una proprietà qualunque, posso definire, cioè che c'è una corrispondenza tra predicati e insiemi. Una perfetta corrispondenza. Cioè, dato un qualunque predicato, posso pensare che esista l'insieme di tutti gli oggetti che soddisfano quel predicato.
Questo per esempio ci permette, no, di definire unione, intersezione, differenza e anche complementare in maniera banale, perché cioè non servirebbero degli assiomi per definire l'unione, perché direi l'unione di due insiemi è l'insieme di tutti gli oggetti che stanno o in uno o nell'altro, e questo definisce l'unione. L'intersezione sono tutti gli oggetti che stanno in uno e nell'altro. Il complementare, tutti gli oggetti che non stanno nell'insieme. Quindi questo assioma di specificazione esteso, perché è più, diciamo, è diverso da quello precedente? Perché non c'è un insieme di partenza. Io non sto dicendo che c'è un insieme A e guardo lì dentro quali sono gli elementi che soddisfano certe proprietà. Sto dicendo che in tutto il mio universo posso prendere tutti gli elementi che soddisfano un certo predicato. E quindi, per esempio, potrei definire, altra cosa che scopriremo non si può fare, non si può definire effettivamente l'insieme universo, nel senso che potete pensarlo in due modi: o l'insieme universo non esiste, o se esiste non è un insieme, quindi è qualche cosa, è un'idea nostra, non è una cosa che la teoria può trattare, è un oggetto che però non è un insieme, è qualche cosa di diverso. Perché vedete che se io, no, per esempio qui, se avessi questo assioma di specificazione, okay, y appartiene a questo insieme se e solo se vale p di y, molto più elegante per certi versi, molto più semplice, e però questo ci permette appunto di definire il complementare di un insieme, a complementare sarebbe l'insieme degli x tali che x non appartiene ad a, e ci permette di definire l'insieme universo, che di solito viene indicato con u, che sarebbe l'insieme degli x tali che qualunque cosa, non so, x uguale a x, qualunque cosa banalmente vera, oppure anche è il complementare dell'insieme vuoto. No? Io sto dicendo che tutto questo non si può fare, e vediamo se riesco a dirvi perché tutto questo, ci mettiamo una croce sopra. Cioè, questo, se voi lo fate, vi porta a una contraddizione, e vediamo se riesco a darvi anche un contesto storico. Sì, questa teoria ingenua degli insiemi, con questo assioma di specificazione che io sto cancellando, quindi non è quello che noi useremo, è stata in effetti proposta da Frege nel 1900 qualcosa. Vi dicevo che nel 1901 c'è stato un congresso di Hilbert in cui veniva proposta l'idea di formalizzare tutta la matematica, e quindi c'è stato in quel periodo, poco dopo, Frege ha proposto una formalizzazione in cui c'era questo assioma di specificazione, e appena pubblicato questo lavoro in cui proponeva questa teoria, Russell si è accorto che c'era una contraddizione. Quindi c'è questo che si chiama il paradosso di Russell, che ora vi propongo, perché dunque quante L ci avrà Russell? Una L. Il paradosso di Russell è un paradosso della teoria ingenua degli insiemi, quindi vedrete che non si applica alla nostra teoria, perché vogliamo evitare questo paradosso, ma è veramente un paradosso di quella teoria, che dovremmo dire sbagliata in quanto contraddittoria. Il paradosso è questo: se voi avete questo assioma di specificazione, potete considerare, fatemi un attimo pensare, l'insieme R, diciamo in onore a Russell, di tutti gli oggetti X che hanno questa proprietà: X non appartiene a X stesso. Allora, ricordatevi che per noi tutti gli oggetti sono insiemi, quindi ha senso chiedersi se un oggetto X appartiene oppure no a se stesso. Ora, vi potrà sembrare strano, poi diciamo, discutiamo il fatto che uno potrebbe dire no, ma questo non è possibile che un oggetto appartenga a se stesso, questo non è possibile, non importa, anche se io dicessi che non è possibile, comunque il paradosso rimane. Sì. Perché non ci sono le graffe? Le x non appartiene a x. Perché sto usando, in effetti, sto usando la teoria ingenua degli insiemi, dove non è necessario dire x a chi appartiene. Non so, era questa la domanda? La seconda x non appartiene a se volete. No, proprio a x.
a se stesso. Questa è una cosa un po' strana, cioè una cosa che non ha molto significato, se vogliamo, però ha senso chiedersi, di ogni insieme, ha senso chiedersi se appartiene a ogni altro insieme. Siccome tutti gli oggetti sono insiemi, ha senso chiedersi se un insieme appartiene a se stesso. Dopodiché possiamo decidere che questo non è mai vero, ma non importa, comunque questo rimane paradossale. Però me lo posso chiedere, quantomeno. Poi che ci siano o no questi insiemi è un altro discorso. Sì? Ma facciamo tipo l'insieme degli oggetti, quell'insieme non è un oggetto? Cioè tutti insieme gli oggetti sono, per noi sono insiemi. L'insieme degli oggetti matematici non è un oggetto matematico? No, no, appunto. Per noi tutti, in questa teoria, tutti gli oggetti matematici sono insiemi e l'insieme di tutti gli insiemi non esiste, oppure, detto in altro modo, non è un insieme. Quindi l'insieme di tutti gli insiemi non esiste perché, diciamo così, la famiglia, no? Usiamo un termine che non è definito, la famiglia di tutti gli oggetti matematici non è a sua volta un insieme, quindi se vuoi non è un oggetto matematico, almeno in questa teoria. Dopodiché uno potrebbe fare una teoria in cui ci sono gli insiemi e poi ci sono le famiglie di insiemi, che sono una categoria diversa, in cui c'è l'insieme universo degli insiemi. Poi però uno deve fare le famiglie di insiemi e di avere una stratificazione, cioè livelli diversi. Ma dico in quello ingenuo, cioè un insieme di oggetti per... Ah, in quello ingenuo sì, abbiamo detto l'universo sarebbe un insieme, sì sì, che contiene tutti gli insiemi. Allora, dove sta il paradosso di questo insieme? Beh, è molto semplice, che... Ora io mi chiedo, come vi ho detto, io questo insieme in teoria lo potrei definire, se uso la teoria ingenua degli insiemi, quella che aveva introdotto Frege, questo insieme dovrebbe essere un insieme e dovrei potermi chiedere di ogni elemento, di ogni oggetto, cioè di ogni insieme, se ci sta oppure no. Cosa succede se io mi chiedo se R appartiene a R? Mi chiedo, R appartiene a se stesso? Beh, succede che cosa? Che devo verificare se R soddisfa questo predicato. Cioè qui ho usato il predicato P di X, che sarebbe X non appartiene a X. Quindi R appartiene a R se e solo se, per definizione, R soddisfa, no? Soddisfa questo predicato. Cioè se e solo se R non appartiene a R. Quindi questo è... Questo è contraddittorio, perché noi sappiamo che l'equivalenza logica, se due proposizioni sono equivalenti, vuol dire che hanno lo stesso valore di verità. Quindi contemporaneamente R appartiene a R e R non appartiene a R, che è la negazione. Quindi valgono una proprietà, non mi interessa se è vero o falsa, che sia vero o che sia falsa, c'è una proprietà che è equivalente alla sua negazione. E allora, da questo punto, questa si chiama per definizione, è una contraddizione. A questo punto qualunque cosa è vera. Posso dimostrare che 1 è uguale a 0 perché qualunque proposizione risulta vera. Okay? Questo è un paradosso, diciamo contraddizione, potremmo dire forse. D'accordo? E questo paradosso di Russell è, diciamo, tutto questo tempo che sto impiegando per dirvi queste cose, che non sono veramente... Non sono cose che ci serviranno, non useremo questo paradosso di Russell. Cioè, per noi l'interesse è che la teoria ingenua degli insiemi è contraddittoria, quindi noi non la usiamo. Dobbiamo, come dire, restringere l'assioma di specificazione, va un po' ridotto nella sua potenza. È un assioma meno potente di quello che uno potrebbe sperare. Poi vediamo in che senso è meno potente. Ma l'interesse di tutta questa faccenda è che siamo riusciti... Essendo che il sistema di Frege era un sistema formale, Russell è riuscito a falsificare il sistema in maniera formale. Cioè, questo è, se volete, è uno forse dei primi casi. In realtà questa dimostrazione di Russell imita una dimostrazione di Cantor che vedremo, molto, molto bella. Un teorema di Cantor dove si usa un'idea molto simile a questa per fare una dimostrazione di una cosa utile, interessante. Quindi è un po' una copia di quella dimostrazione, però sono i primi casi in cui in certo senso si fa filosofia in maniera filosofia dimostrata, cioè assomiglia questo insieme di Russell per certi versi, assomiglia, non so, a me dà l'idea di non so se avete studiato chi ha fatto filosofia, cose del tipo l'essere è, il non essere non è, cioè l'appartenenza è un po'...
no, l'idea dell'essere. Un oggetto è qualche cosa, è elemento di un insieme. E in un certo senso formalizza alcune idee che i filosofi probabilmente hanno avuto. Cioè, se uno guarda la storia della filosofia, probabilmente riesce a identificare alcune affermazioni di filosofi anche antichi che in qualche modo volevano dire questa cosa qui. Solo che se voi le esprimete nel linguaggio naturale, non capite mai se l'idea è un'idea geniale oppure è semplicemente un errore, no? È il linguaggio usato male, non si riesce a capire perché è troppo vago. Invece in questa forma è assolutamente, secondo me, è assolutamente limpido. Questo per dirvi che, se volete, c'è una versione linguistica di questo paradosso che è abbastanza famosa, che è data da Russell stesso. Russell stesso ha proposto questo paradosso in questa versione linguistica, che vi dico perché, appunto, uno potrebbe raccontare questo paradosso, lo potrebbe raccontare al suo amico che magari non sa, non ha studiato queste cose, e ha senso linguisticamente, però dal punto di vista linguistico uno dice sì, però in realtà è il linguaggio naturale che non funziona bene. In questo caso no, il paradosso si può formalizzare. La versione linguistica è questa: io chiamo autologico chiamo autologico tutti gli aggettivi, quindi sto parlando della lingua italiana, tutti gli aggettivi che si riferiscono a se stessi. Ora, non è facilissimo capire cosa sto dicendo. Per esempio, essere un aggettivo è, come dire, aggettivo in certo senso come aggettivo è autologico, perché lui stesso è un aggettivo, è un sostantivo in realtà, però diciamo, applicatelo se volete per essere, non solo agli aggettivi, applicatelo ai concetti, cioè essere un aggettivo è un concetto autologico. Oppure, non so, essere una frase con meno di 20 parole è autologico, perché è una proprietà che vale di se stessa, una proprietà che vale della... oppure essere una frase è autologico, d'accordo? È chiaro che questo non si capisce bene, no? Cosa voglia dire, però è esattamente il parallelo di prima. Allora, eterologico è il contrario di autologico, è un concetto che non si riferisce a se stesso, d'accordo? Per esempio, non so, potrebbe essere verde, il concetto di verde è verde, ma non è chiaro in effetti, però io direi di no, non è che il concetto di verde a sua volta è verde. Oppure, non lo so, fatevi voi gli esempi, non so, rotondo è rotondo? Forse no. Va bene, allora il paradosso di Russell è questo: il concetto di eterologico è eterologico? E uno dice, se è eterologico vuol dire che non si riferisce a se stesso e quindi è eterologico, contraddizione. Se fosse autologico si dovrebbe riferire a se stesso, quindi dovrebbe essere eterologico, contraddizione. Quindi la domanda è se eterologico è eterologico. E questa è la versione linguistica di questo paradosso. D'accordo? Cioè, non si può rispondere. Il paradosso di Russell mi dice che non si può formalizzare una teoria in cui questa domanda ha senso, in certo senso. Ecco. Vedete che l'analogia la si capisce, no? X appartiene a X, mi sto chiedendo se il concetto X è valido per se stesso. X è X o non è X? E sto prendendo l'insieme, R sarebbe l'insieme di tutti i concetti eterologici, cioè di tutti quegli insiemi che non sono elementi di se stesso. Va bene? Osservate che se io decidessi che nella mia teoria degli insiemi nessun insieme contiene se stesso, cioè se io dico che X appartiene a X, questo è sensato, in realtà si fa, cioè anche nella teoria che facciamo noi, quella vera, di solito c'è questo assioma di fondazione che mi dice che un insieme non può essere elemento di se stesso. In tal caso questo predicato sarebbe sempre falso, cioè sarebbe sempre vero, la negazione, no? X non appartiene a X, sarebbe vero per qualunque X, perché uno lo potrebbe mettere come assioma,
E allora questo R sarebbe l'insieme universo, perché sarebbe tutti gli insiemi non appartengono a se stessi. E questo fa un po' capire come il concetto di universo diventa paradossale, ma lo vedremo meglio poi col teorema di Cantor, quindi per adesso non vorrei entrare in questo. D'accordo? È un po', come vi dicevo, una curiosità, ma secondo me ci fa capire come la logica sia molto legata alla filosofia. E infatti, diciamo, gli studenti moderni di filosofia spesso seguono corsi di logica, perché cose come questa, o sicuramente il teorema di Gödel, sono fondamentali dal punto di vista filosofico. Allora, tornando al nostro assioma di specificazione, ecco, semplicemente il paradosso di Russell non si applica nel nostro caso, perché non posso prendere tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi, devo avere un insieme di partenza, e provate a fare una costruzione simile a quella di Russell, non arrivate a una contraddizione se voi partite da un insieme di partenza, perché c'è questa condizione in più, diciamo. Cioè, questo Y appartiene ad A, cioè io non prendo tutti gli oggetti, no, è come se uno, anche qui in filosofia, no? C'era quel filosofo che parlava, no, del... non so, il drago è una cosa che esiste o non esiste? Cioè esiste il concetto di drago, ma non ci sono i draghi, oppure è una cosa che non esiste? Insomma, sono cose di questo genere qui, alla fine. Cioè, io devo, nella somma di specificazioni, io devo specificare anche l'insieme da cui parto. Cioè, non posso dire tutti gli oggetti che hanno una certa proprietà, perché non esiste il concetto di tutti gli oggetti. Questo è il fatto, non esiste il concetto di universo. Io devo restringermi a cose che in un certo senso ho sotto il mio controllo, ho già costruito. Ok, d'accordo. Allora, scusi professore, sì. Ma questa cosa qui non rende inutilizzabile per ogni, se non esiste il concetto di tutti gli oggetti? No, in un certo senso il concetto esiste, ma non è un insieme. Esiste un concetto di tutti gli oggetti matematici che io in realtà non so qual è. Il fatto è questo, che con gli assiomi che io, per esempio, gli assiomi che io vi ho dato finora potrebbero essere soddisfatti, sì, gli assiomi che ho dato finora potrebbero essere soddisfatti se il mio universo fosse fatto dall'insieme vuoto, dal singoletto del vuoto, singoletto del singoletto e basta, se non ci fossero altri insiemi, ci fossero solo questi. Però non posso sapere se ci sono o no altri insiemi, cioè non c'è nessun assioma che mi dice... Per esempio, appunto, se io avessi solo questi assiomi, tutti gli insiemi che io riesco a costruire hanno un solo elemento, però io non posso dimostrare che tutti gli insiemi hanno un solo elemento, perché non c'è un assioma, perché non posso escludere che ci sia in questo universo che io non conosco, che ci sia un altro insieme che ha due elementi, che però io non riesco a ottenere dagli assiomi che ho fatto. Quindi in un certo senso gli assiomi che io do non descrivono completamente quali sono gli oggetti matematici, cioè racchiudono gli oggetti che a me interessano, ma io non posso escludere che ce ne siano degli altri che non mi interessano magari, oppure che esprimono delle cose a cui io non avevo pensato. Questo lo vedremo forse più chiaramente quando faremo gli assiomi dei numeri naturali. Se uno si dimentica alcuni assiomi che sembrano inutili, il concetto di numero naturale potrebbe avere dei numeri a cui noi non avevamo pensato. Potrebbero esserci, per esempio, uno non può escludere che ci sia un numero infinito che sommandoci uno rimane uguale a se stesso, cose di questo genere. Per escluderle ci devo mettere appositamente degli assiomi. Quindi se io non ho un sistema completo, non ho gli assiomi che mi dicono esattamente come è fatto il sistema, ci sono alcune cose che non so dire. Cioè, però il concetto di per ogni in realtà è universale. Cioè, quando io dico per ogni x vale una certa cosa, io sto dicendo tutti gli oggetti del mio universo, che però non è un insieme. È un po' strano, ma io penso che sia, che vada pensata, che vada interpretata in questo modo qui. D'accordo. Sì. Cioè, se A è sotto insieme di B, non si può dire che A appartiene a B.
No, no. Cioè, se A è sottoinsieme di B, vuol dire che gli elementi di A sono elementi anche di B. Non che A stesso è un elemento di B. Quindi, cioè, D'accordo? A è una cosa diversa dai suoi elementi. Sì, pensate, la volta scorsa pensavamo alla pecora, cioè diciamo che una pecora è un insieme di organi, per dire. Allora, gli organi non sono elementi del gregge. La pecora è un elemento del gregge, ma i suoi organi no. Gli organi sono elementi di un elemento. Quindi un insieme di pecore è un sottoinsieme di un gregge. Ho fatto l'esempio giusto? Cioè, ecco, la singola pecora non è un sottoinsieme del gregge, è il singoletto della pecora che è sottoinsieme del gregge. Cioè, allora facciamo questo esempio. Se io ho una pecora P che appartiene a un gregge G, P pecora, G gregge, allora sicuramente il singoletto P, che sarebbe l'insieme formato da quella singola pecora, questo... Sto dicendo bene? È un sottoinsieme di G. Sì, questo sì. Perché? Perché cosa vuol dire che un insieme è sottoinsieme di un altro? Vuol dire che ogni suo elemento è un elemento dell'altro. Ma quali sono gli elementi del singoletto? Solo P, e P effettivamente è un elemento del gregge. Quindi anche qui linguisticamente, in effetti, quando lo dico a voce, cioè, è molto sottile la differenza. Quando io dico che la pecora P è un elemento di G, e quando dico che l'insieme formato dalla singola pecora P, invece è un sottoinsieme di G, sto dicendo due cose leggermente diverse. Quindi l'oggetto e il singoletto non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. Allora, c'è una domanda? Sì, no, proprio nel senso non ho ancora capito come fa lo Spiral, cioè evidenzia il fatto che non può esserci un sistema diverso, non ho ancora capito. No, il fatto che non esiste. Ora, se esistesse l'insieme universo, il paradosso si applicherebbe anche nel nostro, anche con questo assioma di specificazione. Questo è l'assioma, diciamo, vero, quello che noi usiamo, e che per quanto ne sappiamo non porta a contraddizione. Ma se esistesse l'insieme universo, anche questo porterebbe a contraddizione, perché io potrei fare lo stesso paradosso, potrei prendere tutti gli x che stanno nell'universo e prendere quelli che. Tutti gli x dell'universo, tali che x non appartiene a x, otterrei lo stesso paradosso. Quindi si capisce che se ci fosse l'insieme universo, anche con questo assioma un po', diciamo, depotenziato, perché questo assioma è depotenziato, otterrei un paradosso. Quindi da questo si può capire che non posso definire l'insieme universo. Quello che abbiamo cancellato sotto è perché la versione non formale Questa è la della versione, teoria. diciamo, della teoria ingenua, è quella che porta effettivamente a un risultato paradossale, che è il teorema di Russell. Il teorema di Russell si applica alla teoria ingenua degli insiemi, e quello che sto dicendo adesso è che si applicherebbe anche alla teoria vera se io supponessi che c'è un insieme universo. Perché osservate che l'insieme universo, essendo l'insieme di tutti gli insiemi, sicuramente è elemento di se stesso, perché se è un insieme e ha come elementi tutti gli insiemi, lui è elemento di se stesso. Quindi ricade esattamente in quella situazione che ci sembra strana, di un insieme che è elemento di se stesso. L'insieme universo, se esistesse, dovrebbe avere questa proprietà, perché se contiene tutti gli insiemi, e se lui è un insieme, contiene tutti gli insiemi come elemento, sto dicendo. Se tutti gli insiemi sono elementi dell'insieme universo, e se l'insieme universo è un insieme, significa che l'insieme universo è elemento di se stesso. E questo in effetti già comincia a essere un po' problematico. E quindi ci dice che, vabbè, insomma, arriveremo a un assurdo, ma lo vedremo col teorema di Cantor, sarà forse ancora più chiaro. Tra poco lo vediamo. D'accordo, quindi questo spiega perché nella teoria degli insiemi, quella tra virgolette vera, l'assioma di specificazione si dà così, cioè gli insiemi si definiscono, quando io definisco un insieme tramite una proprietà, devo restringermi a un insieme che già conosco e quindi ottengo degli insiemi più piccoli, non posso mai ottenere degli insiemi più grandi di quelli che io ho già. E questo spiega come mai mi servono degli assiomi per costruire insiemi più grandi. Per esempio, l'unione, non posso definirla per specificazione perché
è un insieme che è più grande di entrambi gli operandi e quindi non può essere definito per specificazione in questo modo qui. Il complementare decidiamo che non si può, diventerebbe contraddittorio, perché se ho l'insieme vuoto e ne faccio il complementare otterrei l'insieme universo, che abbiamo detto non ci piace. Ecco, quello che posso fare a questo punto, quindi vado avanti, ok? Questo era per darvi il contesto e come mai abbiamo questo tipo di definizioni. A questo punto posso definire una definizione di un insieme per elencazione. Per elencazione vuol dire che se io ho degli oggetti A, B, C e D, posso definire l'insieme che ha questi come elementi. Semplicemente, cioè questo lo potevo fare già prima, non mi serve la specificazione, io qui intendo che questa è l'unione dei singoletti. Ok, quindi se io ho un numero finito di oggetti, di insiemi, posso considerare esiste l'insieme che ha questi come unici elementi, perché prendo i singoletti di tutti questi oggetti, ne faccio l'unione e ottengo quello che mi aspetto. Quindi questo è semplicemente una notazione, non richiede nessun assioma, è semplicemente una notazione. Invece di scrivere questa frase lunga qui, scrivo quella a sinistra e rimane l'idea che gli insiemi si rappresentano come oggetti tra parentesi, elencati tra le parentesi graffe. Sì? No, è sottoinsieme di ogni insieme, però non... Dunque, fatemi pensare qual è l'esempio di un insieme che non ha l'insieme vuoto come elemento. Beh, è questo. L'insieme vuoto non è elemento del singoletto dell'insieme vuoto. Perché? Il singoletto del singoletto dell'insieme vuoto ha come unico elemento il singoletto dell'insieme vuoto e l'insieme vuoto è diverso dal singoletto dell'insieme vuoto. Questo è facile da dimostrare. Perché sono diversi? Perché l'insieme vuoto è elemento del singoletto ma non è elemento di se stesso. E quindi ho trovato i due insiemi sono diversi e quindi il singoletto dell'insieme vuoto non ha come elemento l'insieme vuoto. D'accordo? Cioè capisco che sia un po' difficile da interpretare, però se ci pensate, logicamente, penso che, salvo che io non stia dicendo cose sbagliate, che può sempre capitare, ma qualcuno di voi spero mi corregga, dovreste arrivare alla conclusione che è così. È così. Sì. Ma l'insieme vuoto non è unico? È unico, sì. Perché il singoletto dell'insieme vuoto non è vuoto. Il singoletto dell'insieme vuoto ha un unico elemento, ha un elemento che è l'insieme vuoto, quindi non è vuoto. L'insieme vuoto è unico, ma il singoletto dell'insieme vuoto non è vuoto e quindi non è unico, non è quello stesso insieme. Il singoletto dell'insieme vuoto ha un elemento, che è quello che è chiaro, no? Perché l'ho scritto qui, che è l'insieme vuoto, che però a sua volta è un insieme che non ha elementi. Vabbè, non è così grave. Non so, forse potete pensare a una struttura d'albero, cioè pensate all'appartenenza come a una freccia, forse. L'insieme vuoto appartiene, ci faccio una freccia. Quando faccio una freccia intendo appartiene. L'insieme vuoto appartiene al singoletto dell'insieme vuoto, che a sua volta appartiene al singoletto dell'insieme vuoto. Ma l'insieme vuoto, se vogliamo, qual è un altro insieme? Adesso possiamo costruire un altro insieme, possiamo costruire un insieme che ha due elementi, che potrebbe essere questo, l'insieme che ha come elementi l'insieme vuoto e il singoletto dell'insieme vuoto. L'insieme vuoto ci appartiene. Però l'insieme vuoto non appartiene qui, questa freccia non c'è, non è elemento di quello là sopra. Invece c'è questa freccia qui, perché il singoletto dell'insieme vuoto è elemento di quell'insieme che ha due elementi che sono... Quindi potete immaginare
Come vi dicevo, per ora tutti gli insiemi che posso costruire sono fondati sull'insieme vuoto, ma non è detto che abbiano come elemento l'insieme vuoto, potrebbe avere come elemento un insieme che a sua volta ha come elementi altri insiemi, che a loro volta alla fine dovrei trovare l'insieme vuoto perché non ho altri insiemi su cui fondarmi, non ho un assioma che mi dice che esiste un insieme, che esiste un insieme, che ne so, rana, l'insieme rana per me non so se esiste, non c'è. In pratica, sì. Cioè, in altre parole potremmo dire che simbolo, cioè elemento, non va a indagare dentro, cioè indaga soltanto gli elementi, cioè diciamo, potremmo dire in un primo livello. Il primo livello, esattamente. L'inclusione, l'inclusione si definisce di conseguenza, quindi io, l'inclusione è un concetto derivato, non è un concetto primitivo, per cui l'inclusione mi dice, confronta insiemi allo stesso livello in un certo senso, mentre l'appartenenza passa di livello. Sì. Uno potrebbe pensare a una struttura a livelli dove, no, uno, se uno avesse gli oggetti, poi gli insiemi di oggetti, poi gli insiemi di insiemi, l'appartenenza mi fa salire di un livello, mentre l'inclusione rimarrebbe sullo stesso livello. Il problema è che i livelli, come in questo esempio che vi ho fatto, si mescolano, per cui questo insieme qui non è chiaro di che livello è, perché contiene elementi di livelli diversi e tutto sommato è utile che questo si possa fare. Però è vero che ci sono delle formalizzazioni che definiscono un concetto di livello, proprio quello che vi dicevo prima, ci sono gli insiemi, le famiglie di insiemi, le famiglie di insiemi. A quel punto bisogna aggiungere delle regole aggiuntive per cui devo lavorare sempre allo stesso livello. Ok, tutto questo, diciamo, viene approfondito nei corsi di logica, quindi, come vi dicevo, non è una cosa che che useremo, no, noi nel corso di analisi, è appunto un'idea di come potremmo formalizzare. Sì. Prima, quando ha spiegato la definizione per l'educazione, ha detto finito. Sì. Non si può fare per un numero finito di elementi. No, non si può fare perché questa che io ho scritto qui a destra, ecco, e qui si capisce un po', no? Tutta la fatica che abbiamo fatto. Questa che ho scritto a destra è una formula e le formule hanno un numero finito di simboli, okay? Quindi se io potessi immaginare una formula con un numero infinito di simboli, diciamo, tutto diventerebbe più complicato. Non esiste. E questo spiega perché quando noi definiremo la somma, per esempio, di un numero infinito di numeri, faremo la somma di un numero infinito di numeri, ma non è che potremo scrivere 1 più un mezzo più un terzo più un quarto e scriverli tutti. Non possiamo scriverli tutti. Dobbiamo trovare un simbolo che ci esprima il concetto di sto facendo una somma su un insieme infinito e quindi useremo delle formule finite perché ci permettono di definire concetti che apparentemente, no, vanno all'infinito. Appunto, una somma infinita non è semplicemente sommo, cioè se io so cos'è la somma di due numeri, so cos'è la somma di tre numeri, perché è la somma di una somma, so cos'è la somma di quattro numeri, ma non so cos'è la somma di infiniti numeri. Questo non segue dalla definizione di somma, ci vorrà qualche cosa di più, ci vorrà il concetto di limite, lo vedremo, insomma. In particolare, ecco, la cosa interessante, vediamo se è il momento giusto per dirvelo, direi di sì. Cosa interessante è che con gli assiomi che abbiamo introdotto finora non siamo sicuri e non siamo in grado di costruire insiemi infiniti, appunto. Cioè, siccome noi abbiamo l'unico insieme dato per assioma è l'insieme vuoto, poi dall'insieme vuoto possiamo costruire singoletti, unioni e riusciamo a costruire, per esempio, tutti questi insiemi qui. Tutti questi insiemi sono una quantità infinita di insiemi, perché io ne posso costruire quanti ne voglio. Però nessuno di questi insiemi è lui stesso un insieme infinito. Nessuno di questi insiemi ha infiniti elementi. Ognuno di questi, cioè io posso fare l'insieme singoletto 2021 volte, questo è un insieme che in realtà ha un solo elemento, perché è un singoletto, ma potrei fare l'insieme, cioè io potrei fare gli insiemi, un insieme, l'insieme vuoto a zero elementi, il singoletto del vuoto a un elemento, singoletto, scusate, l'unione, l'insieme che ha due elementi, vuoto e singoletto del vuoto, questi effettivamente sono due elementi distinti, quindi questo ha due elementi, ne posso fare uno con tre, perché a questo punto posso fare il vuoto
singoletto del vuoto e quello precedente, vuoto, singoletto del vuoto. Insomma, riesco a fare insiemi con un numero arbitrariamente grande di elementi, riesco a costruire un insieme che ha 2021 elementi, uno che ne ha 10.000, un miliardo, ma non posso costruire un insieme infinito. Non c'è nessun assioma che mi dà questo. Perché? Perché io gli unici assiomi che fanno ingrandire un insieme sono l'unione, ma l'unione di insiemi finiti è finita, è un insieme finito. Se unisco due insiemi che hanno uno 5 elementi, uno 1.000, l'unione potrà avere al massimo 1.005 elementi se quelli erano tutti disgiunti, distinti. Ma non esco dall'ambito del finito. E l'assioma di specificazione, per come l'ho depotenziato, mi dà sempre sottinsiemi di un insieme che ho già costruito. Quindi se io ho solo insiemi finiti, non posso costruire insiemi infiniti dal nulla. E in effetti la teoria degli insiemi a questo livello non mi permette di dimostrare che esistono insiemi infiniti. Okay? Per cui ci vuole un assioma. Non so se questo è il momento giusto, ma ve lo accenno solo per assioma di infinito. Oppure no, non vi dico assioma perché ancora non siamo in grado di formularlo. L'esistenza, però, diciamo per ora, non sono in grado di costruire insiemi infiniti, per esempio l'insieme dei numeri naturali, che sarebbe il più, vedremo in certo senso, il più piccolo insieme infinito, n o r, l'insieme dei numeri reali. D'accordo? E in realtà, quanto tempo abbiamo ancora? Un po' più di un quarto d'ora. In realtà, quello che, seguendo gli appunti, vi dovrei dire adesso, anche se forse non è chiarissimo perché ve lo sto dicendo adesso, è che c'è un altro assioma che mi permette di ingrandire un insieme, che è quello che mi definisce l'insieme delle parti, che sarà utile, ci capiterà di utilizzarlo, l'insieme delle parti. Però anche questo, vedremo, non ci serve per costruire insiemi infiniti, almeno per adesso. Se A è un insieme, esiste l'insieme che si indica con P storto di A, l'insieme delle parti si chiama, che sarebbe, io vorrei, diciamo, catturare il concetto dell'insieme di tutti i sottoinsiemi di A. Quindi in un certo senso questo renderà, diciamo, se voi confondete appartenere, l'appartenenza e l'inclusione, questo vi manderà ancora più in crisi, perché praticamente l'insieme delle parti è quell'insieme i cui elementi, cioè quelli che l'appartiene, sono i sottoinsiemi dell'insieme A. Cioè è quello che trasforma in un certo senso l'inclusione in una appartenenza. Esiste P di A tale che, quindi qual è la proprietà? Cioè quali sono, io al solito devo dire quali sono gli elementi di P di A, e dico questo, che B appartiene all'insieme delle parti se e solo se B è un sottinsieme di A. In questo senso, quindi A non è incluso in P di A? Sì, è incluso, perché ogni insieme è sottinsieme di se stesso. Quindi, osservazione, se A è qualunque, per ogni A, il vuoto e A stesso sono elementi dell'insieme delle parti. Quindi, scriviamo così. Il vuoto, l'abbiamo già detto, il vuoto è sottinsieme di qualunque insieme, quindi è elemento dell'insieme delle parti di qualunque insieme. Ma anche A è elemento dell'insieme delle parti. Perché? Perché A è contenuto in A. Guardate la definizione, cosa vuol dire che A è contenuto in A? Cioè qui c'è, no, l'uguale, perché se A è uguale ad A è anche contenuto. Quindi ogni insieme è sottinsieme di se stesso, perché i sottinsiemi non sono in sottinsiemi propri, sono anche sottinsiemi in senso largo, cioè diciamo il minore uguale in un certo senso. D'accordo? Quindi l'insieme delle parti
ha come elementi sicuramente sia il vuoto che A, e uno potrebbe dire che ha quindi almeno due elementi sempre? In realtà non sempre, perché c'è un caso particolare in cui se questi due elementi sono lo stesso, cioè se faccio l'insieme delle parti dell'insieme vuoto, facciamo un esempio, qui per complicarvi l'idea, chi è l'insieme delle parti dell'insieme vuoto? È l'insieme che ha come elementi tutti i sottoinsiemi dell'insieme vuoto. Quali sono i sottoinsiemi dell'insieme vuoto? L'insieme vuoto è sottoinsieme di se stesso e basta. Ok? Perché ogni sottoinsieme dell'insieme vuoto è vuoto, non ci sono elementi. Quindi c'è l'insieme delle parti di un insieme non è mai vuoto perché contiene sempre come elemento l'insieme vuoto e ha un solo elemento nel caso dell'insieme vuoto. Sì. B è incluso in A, però non possiamo dire che appartiene ad A. No. Però appartiene all'insieme delle parti. L'insieme delle parti. Sì, questo per definizione, cioè l'insieme delle parti è proprio l'insieme di tutti i sottoinsiemi. Facciamo un altro esempio. Supponiamo di avere dei numeri, cosa che ancora non sappiamo che ci siano, però supponiamo di avere un insieme. Se io faccio l'insieme delle parti dell'insieme, che ne so, 1, 3, 5. Chi sono 1, 3, 5? Boh, forse li definiremo, però potrebbero essere. Un modo per definire i numeri naturali potrebbe essere quello che vi dicevo prima, che lo 0 è l'insieme vuoto, l'1 è il singoletto dell'insieme vuoto, il 2 è l'insieme che contiene 0 e 1, no? Perché questo sarebbe l'insieme che contiene solo 0. Cioè potreste pensare a un numero come l'insieme che contiene i numeri precedenti. Questo è un modo per definire i numeri naturali, i singoli numeri naturali. Quindi 3 sarebbe l'insieme 0, 1, 2. Questo è abbastanza carino perché il numero, no? Questo vi fa capire come io posso usare gli insiemi per definire altre cose, ad esempio i numeri. Ed è carino che il numero 3 è un insieme che ha 3 elementi. E il numero, quindi il numero 5, no? Se uno li espande questi diventano un po' complicati perché questo è 0, virgola, questo. E se espando il 3, questo ha l'insieme vuoto, ha come sottoinsieme l'1, che è questo, e ha come elemento anche il 2, che è questo. Quindi effettivamente è un insieme di 3 elementi. E vabbè, comunque questo è un modo con cui uno potrebbe definire i singoli numeri naturali, ciò non toglie che io non riesco a definire l'insieme di tutti i numeri naturali. Comunque, diciamo che 1, 3, 5 potrebbero essere questo, quindi 4. 4 sarebbe, un modo per definirlo sarebbe 3 unito 3. Se ci pensate un attimo, sembra un po' strano, ma dovrebbe essere così. Perché 3 è l'insieme che contiene come elementi 0, 1 e 2. E quindi se ci unisco il singoletto 3, questo è un insieme che contiene 0, 1, 2 e 3. E 5 quindi sarà 4 unito singoletto 4. Vabbè, insomma, è una cosa curiosa che uno può provare a fare. 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Questi sono tutti insiemi diversi, quindi sono un modo sensato per definire i numeri, i singoli numeri naturali. Allora, chi è l'insieme delle parti? Tutto questo per dire che io a questo punto sono in grado di darvi una definizione di 1, 3 e 5. Potrebbe essere questa la definizione. Ok. Ecco, chi è l'insieme delle parti di questo insieme? Abbiamo detto che è un insieme i cui elementi sono i sottoinsiemi dell'insieme dato. Quindi sono i sottoinsiemi di questo insieme di 3 elementi. Allora, come faccio a elencarli tutti? Vado in ordine, cerco un ordine sensato, vado in ordine di numerosità. Quanti sono i sottoinsiemi di 0 elementi? Cioè solo l'insieme vuoto ha 0 elementi e ci deve essere sempre. Quanti sono i sottoinsiemi che hanno un solo elemento? Sono i singoletti, 1, 2 e 3. Poi quanti sono i sottoinsiemi che hanno due elementi? Saranno 1, 3, 1, 5 e 3, 5. E qui devo un po' spostare le cose.
non so se si capisce quello che sto scrivendo, quindi ho un sottoinsieme che ha zero elementi, tre sottoinsiemi che hanno un elemento, tre sottoinsiemi che hanno due elementi, e poi quanti sono i sottoinsiemi che hanno tre elementi? Ce n'è uno solo, che è uno, che è l'insieme stesso. Quindi in totale ho 3, 6, 7, 8 elementi. Quando introdurremo l'induzione potreste, insomma, come esercizio vedremo che si può dimostrare che l'insieme delle parti di un insieme di n elementi ha 2 elevato alla n elementi. Quindi l'insieme delle parti di un insieme di 3 elementi ha 2 alla 3 elementi, che fa 8. E intuitivamente questo è dovuto al fatto che io di ogni elemento, quando costruisco i sottoinsiemi, di ogni elemento devo dire se ci sta o no. Quando io scelgo un sottoinsieme, a ogni elemento devo chiedermi ce lo metto o non ce lo metto, e quindi è una scelta binaria fatta su n elementi, ogni scelta è indipendente, quindi ottengo 2 per 2 per 2 per 2 n volte, quindi ottengo 2 alla n scelte diverse che mi danno tutti i sottoinsiemi diversi e me li danno tutti. Sì. Quindi di fatto l'insieme delle parti ha una cardinalità molto maggiore rispetto a... Sì, che è quello che è il teorema di Cantor, mi dirà che questo è vero anche per gli insiemi infiniti, e lo vedremo. Perché in effetti ora stiamo facendo gli esempi con insiemi finiti perché non abbiamo ancora nessun insieme infinito, ma l'assioma è interessante perché è valido anche quando avremo degli insiemi infiniti. Quindi noi potremo fare l'insieme delle parti di un insieme infinito, per esempio i numeri naturali, tutti i sottoinsiemi dei numeri naturali, e vedremo, come diceva il vostro compagno, che sono una quantità enorme, molto più grande dell'insieme di partenza. Sì, c'era forse prima lui? Sì. Ah, scusate, avete ragione, perché non ho preso 1, 2, 3, ma ho preso 1, 3 e 5, sì. Grazie, perché anche se fosse una banalità è utile che lo correggiamo, quindi... Sì, fatemeli notare questi errori. Allora, un altro esercizio che forse potevo farvi prima, ma che facciamo adesso perché mi è venuto in mente adesso, è questo. Vediamo. Se io vi dico l'insieme, questo insieme qui, quanti elementi ha? Uno. Uno. Cioè sto dicendo che questo insieme è uguale a questo. Ok, lo possiamo fare, se vi dà fastidio il vuoto, siccome abbiamo introdotto i numeri, fatelo con questo. Fate questo, è la stessa cosa, eh? Insieme 5,5, questo è uguale all'insieme 5. Questo, diciamo, dal punto di vista intuitivo è dovuto al fatto che il numero di elementi, non devo guardarlo nel modo in cui l'ho scritto, ma mi devo chiedere che cos'è un insieme, cioè l'insieme, quindi facciamolo col 5 perché non vorrei che l'insieme vuoto vi dia fastidio. Pensate proprio al numero 5, a questo punto abbiamo una definizione possibile di 5, lo usiamo. E, beh, che cos'è, questo mi chiedo se è vero o no, che cos'è diciamo, l'insieme che contiene come oggetti 5 e 5, per definizione per noi questo è 5 unito, il singoletto 5 unito al singoletto 5. Ma ovviamente il singoletto 5 è uguale al singoletto 5, e quando faccio l'unione di un insieme con se stesso, ottengo lui stesso. Okay? A unito A, qualunque sia A, è uguale ad A. Perché? Perché x appartiene all'unione, se x appartiene a uno oppure all'altro, ma siccome è lo stesso insieme, sto facendo la disgiunzione logica di un predicato con se stesso, e questo è equivalente, cioè questo, diciamo, si deduce dal fatto che p o p, qualunque sia il predicato p, è equivalente a p. Quando è che è vero P o P? Solo se P è vero. Se P è vero, sono veri entrambi, e quindi è vera la disgiunzione. Se P è falso, sono falsi entrambi, e quindi è falsa la disgiunzione. D'accordo? Quindi l'insieme 5,5 è un insieme che ha un solo elemento. Quindi se dovessimo contare gli elementi, diremmo che ne ha uno solo. E l'altro esempio che è bene sapere è che l'insieme 4, 2
è uguale all'insieme 2, 4. Quindi quando io elenco gli elementi di un insieme, non importa l'ordine, e ogni elemento va preso una volta sola. Se ce lo metto due volte è inutile, è come se ce l'avessi messo una volta sola. E questo discende dal fatto che l'unione è simmetrica, quindi commuta l'unione. Unione singoletto 4, singoletto 2 è la stessa cosa che unione singoletto 2, singoletto 4. D'accordo, abbiamo pochi minuti e l'argomento che voglio introdurvi, però li uso, scusate, uso questi ultimi 4 minuti anche perché abbiamo iniziato leggermente in ritardo. Il nostro obiettivo ora è definire le funzioni. Abbiamo gli insiemi e vorremmo definire funzioni definite da un insieme all'altro, un concetto che penso voi anche questo abbiate già in qualche modo, no, interiorizzato, avete un'idea di che cos'è una funzione, ma la vogliamo definire, e la funzione a sua volta sarà anche lei un insieme, quindi la costruzione richiede dei passaggi preliminari, il primo dei quali è quello di coppia. Cioè io adesso vi ho detto che l'insieme di due oggetti, quando faccio un insieme di due oggetti non importa l'ordine degli oggetti, quindi l'insieme 4-2 è la stessa cosa che l'insieme 2-4. Invece la coppia la introduco quando io voglio distinguere l'ordine, voglio dare un elenco di oggetti, ma mi interessa anche in che ordine li sto dando. Quindi c'è un primo oggetto e siccome sto facendo la coppia, per ora ci sono due oggetti, uno è il primo oggetto e uno è il secondo oggetto. Quindi definisco la coppia, diciamo così, dati A e B, oggetti qualunque, insiemi, no? Io definisco la coppia A virgola B, uso le parentesi tonde, quindi non è l'insieme che ha i due elementi A e B, ma è un concetto diverso. La coppia A e B, l'idea è che io posso accedere ai due elementi, quindi c'è un primo elemento, un secondo elemento, e so qual è il primo e qual è il secondo, quindi è importante l'ordine. Quindi vorrò distinguere la coppia B dalla coppia BA. E per fare questo, qual è la, diciamo, come si potrebbe caratterizzare la coppia? In modo che, cioè la caratterizzazione, il concetto di coppia è riassunto in quello che vi ho appena detto, cioè in modo che la coppia AB voglio che sia uguale alla coppia CD se e solo se A è uguale a C e B è uguale a D. Okay? Cioè, come faccio a dire che in una coppia di due oggetti A e B, che una coppia è un elenco ordinato di due oggetti? Basta dire che due coppie sono uguali se il primo elemento della coppia è uguale e il secondo elemento è uguale. E solo in questi casi, quindi se e solo se. E allora uno potrebbe dare per assioma il fatto che esistano le coppie, ma in realtà si possono costruire, quindi vi lascio con questo esercizio. Se potrei dare una definizione di coppia, AB la definisco in che modo? Come l'insieme A virgola AB ho la proprietà richiesta. Questo secondo me è un esercizio difficile, è una cosa elementare in realtà, ma se capite, cioè non è tanto la difficoltà, non è tanto dimostrare questa cosa, è capire cosa vi sto chiedendo. Cioè vi sto dicendo che io posso per definizione dire che quando scrivo AB tra parentesi tonde in realtà intendo scrivere questo insieme qui, che però non mi interessa, cioè qui cominciamo ad avere l'idea che quando io comincio a definire degli... Siccome io sto usando gli insiemi per definire qualunque cosa, ci sono delle cose che io potrei definire in maniera diversa. Per esempio, i numeri naturali li ho definiti in un certo modo, ma poi vedremo che magari useremo un modo in realtà diverso per definirli. Quindi l'idea è che io i concetti derivati, appunto i numeri, le funzioni, le funzioni in realtà c'è sostanzialmente un unico modo per definirle, ma
a priori, ci potrebbero essere molti modi diversi per definire questi concetti derivati. Che cos'è il numero 7? Potrei avere diversi modi per definirlo. Che cos'è una coppia B? Potrei avere diversi modi per definirlo. Ma quello che mi interessa è che in qualunque modo io l'abbia definito, in questo caso questa è la proposta standard che si fa, qualunque cosa sia, soddisfa questa proprietà qui sopra. Okay? La cosa importante è questa. In particolare, cattura l'idea che una coppia è fatta da due elementi e c'è un primo elemento e c'è un secondo elemento. Quindi esercizi, e ora poi vi lascio, la coppia AB è uguale a BA. Abbiamo detto che conta l'ordine, però potrebbero essere uguali se e solo se A è uguale a B. È possibile che questo succeda. Se A è uguale a B, c'è questo. La coppia AA, vabbè, cosa c'è? Vediamo cosa c'è altro da dire. Non mi viene in mente un altro esercizio. Vabbè, ci lasciamo con questo. Ditemi se ci sono delle domande. In effetti abbiamo usato questi 3 minuti per introdurre un concetto che ora rimane un po' così nel vuoto, ma venerdì ripartiamo da qui. Domande da casa? Io intanto fermo la registrazione.